iscriviti al canale, clicca sulla campanella per non perderti altri video. Arrgh! Ci eravamo lasciati alla presenza di una bella porta in pietra. Le porte, come dice la parola, portano da qualche parte, ma noi non sappiamo ancora dove. Ci sono molti luoghi che potrebbero affacciarsi oltre questa porta. C'è solo un modo per scoprirlo. Vi avvicinate a questo enorme blocco di pietra e notate le incisioni che sono state fatte sul frontale. Sembrano essere dei nomi. Venite un attimo distratti dal fatto che attorno a voi ci sono un po' di animaletti che si muovono. Sembra essere una tarantola che esce fuori da un pezzo di muschio. C'è della vita attorno a voi, niente di pericoloso a quanto pare. Queste incisioni sono fatte oggettivamente da mano umana. Sembrano essere o dei nomi o comunque delle parole. Sono vecchie, hanno probabilmente qualche secolo forse. Le analizzate, anzi, chi le analizza? Chi si avvicina a questa enorme portone di pietra? Istantaneamente. Posso buttare giù la porta? È una porta molto grande di pietra. Quindi non si può fare. Beh, nulla è impossibile. Vediamo la reazione del nostro compagno, dopodiché tiriamo carezza pugnosa. Io mi ci fiondo. Vedete John scattare come una faina in calore. Tu stai toccando la sai, la sagoma di fumo. Sono già lì. In che lingua sono scritte? Scopriamolo, tanto sono linguista. Infatti. Quando ti avvicini, ormai... Però noi lo vediamo fare sta cosa qua, cioè ogni tanto mi fa così e siamo lì tranquilli o... C'è anche l'effetto che non si sa da dove c'è una luce che mi proprio... Così, esatto. E l'aria da sotto. E voi dovete stare fermi e aspettare. Sì, è normalissimo. Questa volta è in maniera diversa dal solito, perché stavolta è doloroso. Senti la scatola cranica che ti si comprime, è un mal di testa che non è l'emicrania davanti, dietro, è tutto insieme. Ti accascia il suolo. Nel dolore, guardi verso l'alto, tu sei con la testa coricata a terra, guardi verso l'alto, vedi delle figure, sembrano essere tre figure, che stanno richiudendo quella porta e uscendo. E una di queste figure ti dà l'ennesimo senso di famiglia, di familiarità, ma più dell'ultima volta che avevi visto il tizio con un occhio solo che andava all'arrembaggio. C'è una persona che si gira quasi come per guardarti. Ma non ha senso questa cosa, perché non può vederti, tu sei in preda alle convulsioni dal dolore in testa. Il vestiario ha una giubba viola, ha i capelli rasati, corti, la barba sottile, come se non se la facesse da un paio di giorni, senza occhiaie, ma sei tu. Oh! Ah! Allora, che c'è scritto? Giù! Faccio la camomilla. Fai bene a non leggere. No, tranquillo, c'ho la mia medicina, adesso è passato tutto. Ma stai per cadere? Vuoi appoggio? Vieni da papa. Vieni da papa. Sì. Vieni da papa. Lo sostengo. Tutto bene? E mentre lo abbraccio, sono Tutto bene? Cosa c'è scritto? Cosa hai letto? Forte impatto emotivo, è vero che colpisce più pena che spada, è vero? Sì, no. Cosa c'è scritto? Ho avuto una delle mie visioni. Cosa hai visto? Del passato. Credo di essere già stato qui. Qui? Sì, non so bene. Si torna sempre dove si è stati bene. Sei un pirata, John? Non credo. Cosa c'entri con Spellonica delle anime dall'arte? Hai fatto tu questo posto? Non lo so, credo di aver chiuso quella porta, ma non lo so, ho visto troppo poco e datemi un attimo, fa veramente male la testa. Allora se... leggo io. Allora, se lui è riuscito, cioè se lui è qui fisicamente, quindi vuol dire che è entrato qui e ha questo ricordo, non è la caverna dei vigili. Perfetto, leggo io. Però ti ricordo che lui è mezzo... Idea non stupida, io metto mani in mezzo, tu leggi prima parte, io leggo l'ultima parola, così evitiamo suicidio. Sì. Io metto le mani e leggo, come leggere inizio o fine? Su serio? Ma l'inizio, io vado all'inizio e te vai alla io fine. Io la dove do fine, metto mano su scritta. Quindi chi è inizio, scusa? No, io inizio, lui fine. Inizio. William Johnson, Sarah Davis, Antoine Martin. Ah, sono nomi. Riuniamo un attimo le cose. Cos'è che avete letto? Una serie di Maria nomi, Garcia, Legato Corzio Alessi, Charlotte Thompson, Claire Dubois,
Alessandro Costa. Arrivano da ogni posto. Sì, ma molti dei nomi non li conosciamo, mai sentiti. No, sono nomi, ma molti sono rovinati dal tempo. Ma soprattutto riconosciamo essere da parti totalmente differenti. Sì, quando cominciate a analizzare la zona centrale, cominciate a aprirvi un po', e la scritta invece sopra sull'arco non sono dei nomi, e quando la leggete sembra essere un indovinello. Sono una cosa preziosa, ma non ho prezzo. Mi faccio guidare dalle emozioni, ma non sono un sentimento. Spesso mi si deve guadagnare, ma una volta ottenuta mi si deve coltivare. Reputazione. Reputazione. Reputazione, ragazzi. Il sesso? No. Anche il sesso, proviamo col sesso. Molto intelligente, amico cuoco! Perché mangio tanto zenzero. Forse in questa grotta, che vi ho detto si trovano i cetrioli di mare, vi potrei fare un ricostituente qui dentro, solo che qui non ce n'è nessuno. Magari dentro. Nel momento in cui c'è che non c'è nessuno, passa una tarantola. Tanti ingredienti, ma nessun cetriolo. Quindi, prego, prova a dare la risposta alla porta. Hai risposto tu, effettivamente, sì, è giusto. Sì. Prova. Devo dirlo ad alta voce? Sì. Ok, cioè, guarda la porta. Cioè, credo, non lo so. Non si può semplicemente buttare giù? Se c'è la colla dei suicidi, falla fare a lui. Che è bravissimo. Cos'è che avevo detto? Reputazione. 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 Mi sa che no. No, mi sa che... Kayla, prova. Sesso. Diplomazia. Pasquale. Abbiamo piccolo coltello o grimaldello o scalpello? Inizio già a buttarmi contro la porta. E scalpellino? Scalpellino? Kayla cerca di spingere la porta, ma è pesantissima. Discepola, presta coltello, per favore. Grazie. Scrivo il nome di Lavos. Nome di chi? Lavos. Lemus. Che perché Lavos? Lavos. Bianca e smacchia. Scrivo il nome di Lemus. Sto scrivendo Lemus. È un vandalo. Perché lo stai facendo? Perché magari deve essere il suo nome, poi può dire parola. Ma non è ancora morto! Ma non è morto, e deve dire reputazione. E se i nomi scritti magari della gente che muore adesso l'hai ucciso? Ma figurati se... Oh beh. Devo ridire... Parola. Cos'è che avevo detto? Reputazione. Reputazione! Perché state urlando parole alla porta? Invece di aiutarmi a spingerla? No, aspetta, magari si chiama spingerla. Sentiamo di nuovo Riddle. Sono una cosa preziosa, ma non ho prezzo. Aspetta, sono una cosa preziosa, ma non ho prezzo. Sta dicendo no all'aspetto alla porta. E la porta si è fermata. alla sua mente. Allora, sono una cosa preziosa, ma non ho prezzo. Che cosa può essere una cosa preziosa che non ha prezzo? Ma è verità. Rispetto a dove siamo e a quello che abbiamo giocato, effettivamente la reputazione avrebbe perfettamente preziosa senso. Preziosa e la, non ho prezzo. La libertà, l'amore, l'amicizia. La libertà. Poi, non ho prezzo, poi. Mi faccio guidare dalle emozioni, ma non sono un sentimento. L'amore no, quindi, perché... Dire di no. Emozioni? Pasquale sì. Ma non sono un sentimento. Spesso mi si deve guadagnare, ma una volta ottenuta mi si deve coltivare. L'amore! Oh, però è un sentimento. Forse è libertà, libertà non per lui. Prova a dire libertà. La libertà. Ma okay, sempre io. Sì, abbiamo scritto il tuo nome. Ma magari qualcuno con la reputazione deve toccare la porta. Ma c'è la reputazione. Che ho la reputazione. Più di noi di sicuro. Ne ho un bel lavoro. Lebus. Ok, libertà. 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 L'amicizia. Amicizia possiamo considerarla. Sono una cosa preziosa e non ho prezzo. Mi faccio guidare delle emozioni, ma non solo un sentimento. L'amicizia è delle emozioni. Mi si deve guadagnare, una volta ottenuta, mi si deve coltivare. L'amicizia. Prova. Dillo. Vai, Lemus. Ogni tanto queste idee mi sembra quasi che voi stiate facendo rispondere me per non correre nessun rischio. Ma cosa dici? Amicizia! Non ho idee. No, ma non è successo. Non funziona, amicizia non funziona? Spacchiamo tutto. Vuoi sapere qual è la parola giusta? È diplomazia, spacco tutto quanto. Comincio a dare cazzotti fortissimi alla pietra, ma non si muove di un millimetro. Io vorrei la mia ubris, però, curioso. Un punto eroe quando indago su qualcosa. Cazzo, è vero. Un punto eroe ogni volta che finisco nei guai per della lore. Allora, a questo punto sei finito. Mi sono preso mal di testa perché volevo la lore. Ma va a cagare. Ma tu non hai...
un'idea? Non hai detto che hai... So, di solito sei tu che apri queste cose qua, che fai... Non lo so, non ho idea, potrebbe essere... Boh, famiglia. Carisma. Prova. Forza. Il rispetto. Intelligenza. Aspetta, il rispetto. Mi è venuta in mente... reputazione. Sono due parole diverse, totalmente. Perché dobbiamo urlare a una porta per aprirla? Perché magari ha qualche bula bula magico. Ma forse se spingiamo tutti insieme viene giù. Magari con parole a caso. Cereali Kellogg's. Rispetto. E cannuzza. Cazzo di gomma. Uso un punteroe e uso chiacchiere di taverna. Io però il portone, qualcosa so sui portoni. Quando sto in cucina c'è sempre qualche ubriaco che tenta di venirsi a prendere la pancetta gratis. C'è stata una volta in cui effettivamente eri in cucina e un cuoco ti disse: devi sempre stare attento quando parli, perché le porte hanno le orecchie, ma non tutte. Mi disse un detto pirata bellissimo, tra l'altro. Mm-hmm. Attento quando parli, disse anche altre cose che non ripeto, perché le porte hanno le orecchie, perché ma non le tutte. Le porte hanno le orecchie. Le porte hanno le orecchie. Se quello che hai sentito è giusto, allora dobbiamo effettivamente trovare la soluzione a questo enigma. Che vorrebbe dire che lo devi pensare e basta? No, se hanno le orecchie significa che dobbiamo anche dirlo ad alta voce. Però attento quando parli. Magari sussurrato? Quando qualcuno è rispettabile ci si inginocchia. Da... Come fai di cognome? Nel senso che c'è scritto solo il nome sulla porta. Ah, inciso il tuo nome, se è nome e cognome di tutti, magari... Di cognome. Sumel. Ok. Cioè, tu ti chiami Lemus... Schumel. Mamma era ubriaca. Ok. Lume Semul. Sì. Segni, scrivi? Io incido. Bene, mi fa molto piacere. Prova a dire reputazione. Rispettabilità. Ma perché? Se ho detto reputazione, perché rispettabilità? Ma... Reputazione. Kayla, posso chiederti l'altro pugnale? Continua a venirti in testa questo con... Ma i nomi a cui le porte nomi sono non cancellati. Hanno le orecchie, le porte non hanno le orecchie, le porte non hanno le orecchie. Incido un piccolo pene. Ma alcuni nomi sono cancellati apposta o dalle intemperie? No, intemperie. Ah, okay. Le porte non hanno le orecchie, le porte non hanno le orecchie, le porte non hanno le orecchie, le porte non hanno. Bisogna portare rispetto alla porta. Inginocchiamoci, portiamo rispetto alla porta. Proviamo. Ma abbiamo bussato? No, però proviamo però il rispetto. Davvero? Magari ci mettiamo in ginocchio davanti alla porta. Ci mettiamo in ginocchio davanti alla porta. Proviamo il rispetto. Sì. Perché? Io butto il rispetto, non hanno le orecchie. Tentano un nuoce. Non male che vada ci... Non ci ma non mi voglio inginocchiare davanti a una porta. Oh, guarda, qua ci segno come tirare cazzotti forti. Per terra. Non è vero, sì, vero. Maestro, guarda, non lo sto vedendo. Guarda, non guarda, so leggere. Guarda. Per tutti quelli che restano in piedi, farò una bella giambalaya di Matutu. Sì, secco giù. Vado anch'io inginocchiato. Smetto di bussare. Vabbè, mi inginocchio. Serve per la porta. Bravo, Olivia, ottima intuizione. Beh, molta polvere si solleva all'apertura della porta. Non ha senso. Perché? Non ha senso. Giambalaya di Matutu. Perché non ha le orecchie. Quindi tu dici parola ma non capisce. Invece ha gli occhi, evidentemente. Quindi ha visto che noi abbiamo portato rispetto con ginocchietto. Ma mi sono solamente inginocchiata davanti a una porta. Beh, vuol dire non ti rovisino che si richiude. Kayla, non vorrei dire, ma ti ricordi qualche tempo fa quando hai tirato fulmine dei pugni? Penso che sia un po' la stessa roba. Ho capito, ma... Non è la stessa cosa. Da modo di dire nostro, come no, di mortalità. Lui che si trasforma in balena. Ma una porta che ti ci inginocchi davanti e si apre, ma deve avere un meccanismo strano. Ah, perché invece strano. Io che mi trasformo in balena, va tutto bene? Tu che tiri cazzotti con i fulmini? Ma tu sei tu! Nel senso che... È la porta, la porta! Io sono io! Scusa, porta, non vogliamo insultarti, è ancora giovine. Però, in effetti, hai detto una cosa interessante, Kayla. Tu sei tu, ovvero... Il tuo potere arriva da Matushka, il tuo potere arriva dai tatuaggi, quindi anche il potere di questa porta dovrà arrivare da qualche parte. Forse il contenuto, quello che c'è oltre la porta. E a tal proposito, prudenza. Sì. Tu hai detto che forse sei già stato in questo posto. Ti sembra familiare qua dentro? Si vede qualcosa? È buio dentro. Abbiamo preso delle torce, qualcosa. Se entrate, vi descrivo. Prego. Entriamo. Accendino su padella. Che top. Sempre funzionato. Prego. Vai pure dentro. Vai avanti. Ma e la luce. Mi piace così tanto che vi fidate di me. Accompagnami, sì. Tieni su, ben illuminati. Entrate all'interno dell'uscio della porta in pietra e davanti a voi, con il fiammifero e le torce, riuscite a vedere lievemente quello che è all'interno della grotta. L'odore di zolfo è fortissimo, veramente molto fastidioso. Vi viene quasi da coprirvi il naso o col braccio o con del tessuto, perché vi dà proprio volta stomaco. Davanti a voi la caverna è
abbastanza buia. Si presenta con numerosi ponti in pietra, probabilmente costruiti, ma molto grezzi. Alcuni di loro sono anche crollati e creano come un insieme di ragnatele, un labirinto che passano uno sopra l'altro. Uno passa sopra un fiume sul Fureo, un altro invece va verso l'alto e si perde all'interno della parete. È una specie di labirinto di ponti che entra all'interno di una caverna, poi esce da un'altra parte, rientra. Il percorso davanti a voi all'inizio sembra chiaro, sembra esserci un ponte solo, ma pian piano, appena vi addentrate un pochino di più, ci sono dei bivi, dei trivi, e le domande cominciano a essere tante. John, perdonami, ma tu non hai un grande senso dell'orientamento? Oh sì, quindi sicuramente so come tornare indietro. Ma soprattutto essendo stato qua, magari affidati a istinto. Posso provarci, il problema è che il mio senso dell'orientamento funziona quando so dove sto andando. Ma tu aggrappati a spalle e portami, io chiudo occhi, io fido di te. Ok. Andiamo. Tanto se no dovremmo andare a casa lo stesso, no? Quindi siamo davanti a un bivio, chiudi gli occhi e indirizzami e io vado avanti. Ogni tanto vi capita di vedere dei, come dicevo prima, dei piccoli fasci di luce che entrano da delle spaccature sopra. John è il primo della fila e comincia. Hai una torcia con te? C'è lui? Sì. Cominci a camminare, cammini. A un certo punto, toccando Lemus, senti che si è fermato. Ti giri e Lemus è una statua di marmo. Nel senso che è fermo o è diventato? È diventato di roccia. Ti giri verso gli altri e nelle posizioni in cui te li immagini, dietro di te, che si guardano in giro, sono di roccia. Amici? A quel punto anche Bacto, che stava camminando, guardando davanti a sé John, che non sei di roccia. Lo so, però mi piaceva avere questa cosa. In realtà, nel momento in cui ti guardi attorno, noti che sei solo. Anzi, no. Davanti a te appare un volto che non vedevi da davvero tanto, tanto, tanto tempo. Ma sono sempre nella grotta o...? Sei sempre nella grotta. È una donna. Non guardarla così, anzi, è tua madre. Ritiro quello sguardo. Che ti guarda con il suo solito sguardo di disprezzo che ha sempre avuto nel guardarti. Limerick, ti prego, dimmi che non fai anche le visioni. Non c'entro nulla. Kyla, invece, cammina, i ponti di pietra all'improvviso diventano estremamente saturi di colori. Ma colori di tutte le gradazioni, una pietra diventa rossa, una verde, una blu. Attorno a te tutto diventa quasi come se fossi in un trip di acido, anche se in realtà Kyla non ha mai provato questa sensazione. E le pietre sembrano cominciare a sudare questo genere di colore. La pietra rossa ovviamente perde liquido rosso, la pietra verde perde liquido verde. Mentre ti guardi attorno per vedere il colore che gronda, davanti a te, nel percorso con il ponte di pietra, vedi che ti appaiono dei cavalletti con sopra delle tele. Queste tele sono, inizialmente sono colorate con un colore singolo, come se qualcuno avesse gettato una secchiata di rosso sulla tela bianca, sulla tela qualche metro più avanti una secchiata di verde. Ma quindi toccando queste tele il colore è fresco? Sì, il colore sulle tele è fresco, ma quando lo tocchi è come se tu potessi in qualche modo spostare l'inchiostro e quando esce fuori dalla tela tu fai così, ma l'inchiostro come se fosse un fluido che galleggia nell'aria. Ragazzi? Non senti risposta. Olivier, anche lui, stava guardando attorno quando neve. La neve diventa sempre più alta, una grotta con la neve non ha senso. E di fronte a te hai quello che sembra essere un paesaggio abbastanza ruteniano. Quindi questa palude con i palmabeti, alcuni leggermente brinati dal freddo mattutino, e un lago, un piccolo lago, che contrariamente all'acqua che avevi visto prima, che è sul Furea, è semighiacciato, proprio come se fosse un laghetto ruteniano. E c'è un piccolo pontile che porta su questo buco nel ghiaccio con una canna da pesca. Lemus non capisce perché gli altri si stiano guardando intorno come se fossero completamente rincoglioniti. Ragazzi,
Quindi io in verità ti sto tenendo così e sono lì. John? John? Capisco. Come è potuto succedere? John? Maestro! John! Ma che cosa? Dove strana. Siete? Oh, la spelunca delle anime dannate. Com'è possibile? Io penso di capire che non mi trovo a Rutenia, cioè... Allora, cioè, noi siamo coscienti di testa, questo voglio sapere, cioè... Un secondo fa ero con... Cioè, comunque lei è come una figlia per me, quindi c'è, non sono a Rutenia. Non ti sembra così assurdo? Inizialmente sì, però adesso che lo guardi dici... Ha un bel laghetto ruteniano, tipico, come quelli che vedevi quando eri un po' più piccolo. Prova a avvicinarmi. C'è questo pontile, caruccio, bellino. Probabilmente in estate ci si tufferebbe anche abbastanza volentieri. Adesso fa freschino. Prendo la canna da pesca. C'è una canna da pesca. Ah, la bella caccia al branzino. Che bello. Ah, branzino di ghiaccio, bello. Ah, ti piace, vero Kyle? Non c'è Kyla, non c'è nessuno. Kyla, tiro due schiaffoni. Senti, la sensazione della pelle fredda, come se ritornasse il sangue. Dici, questa è una sensazione tipica quando sei a Rutenia, nell'inverno ruteniano. Chiudo gli occhi e ascolto, cosa sento? Il vento che passa in mezzo al tuo colbacco, il rumore delle piccole onde che si infrangono nel ghiaccio, senti anche dei pesci sotto che ogni tanto fanno saltano. Mi tiro via il colbacco e ficco la testa nell'acqua ghiacciata. All'interno dell'acqua ghiacciata vedi dei pesci che appena entri scappano via, lontani. È profondissimo, non vedi il fondo e tu sai che a Rutenia i laghi non sono per niente profondi. Questo è profondo come l'oceano, nero come la notte. Tiro fuori la testa e mi tiro un cazzotto in faccia fortissimo. Ma forte proprio. Ma urlando il nome di Kyla. Kyla! Kyla! Se capisco, adesso mi rendo conto di essere a Rutenia. Lui da fuori che vede, che si vede. Oh no! Olivia prendersi. Lemus, vedi che Olivia urla Kyla! Pum! Si dà un cazzotto in faccia, incredibile. Comincio a srotolarmi tutta la. Ma il ponte non ho capito, è sospeso nel vuoto proprio. Sotto c'hai i fiumi solforosi e altri ponti sotto. Ma cioè, nel senso, non c'è neanche un appoggio per le mani, è proprio un ponte. No, no, è stato costruito dai stessi tecnici della Smorta Nera, non ci sono. Quindi io sono preoccupatissimo. Insomma, li vedi che. Cioè, ci vuole un attimo. Io sono proprio ansiato. Comincio a slacciarmi tutte le mie fusciacche e comincio a legarli a me. Ok, bella. Sei sicuro di questo? Ma è l'unica. Poi magari mi stendo per terra. Cioè, sì, ma sono preoccupato. Siamo in cinque nel vuoto, non è che sì, ma io vedo uno che si sta prendendo a pugni su un ponte pericolante e le altre persone... Uno che si sta dando i pugnetti sul braccio. Questa, cioè, in realtà lui è uno dei più tranquilli perché sta fermo almeno. Per dico, ora sta fermo. Quindi faccio questa cosa e leggo tutti quanti insieme. Li insegui con un po' di difficoltà perché se ne stanno un po' andando in giro. Siamo incordati, signor John. Signor John. Siete incordati. Ok. Kyla. Vedo questi quadri sì. Colorati. Ehi, ragazzi. Ehi, ragazzi. Maestro. John. Bacto. Tizio nuovo. Ah, questo ha fatto male. Senti solo l'eco della tua voce che rimbomba nell'immensità di questa grotta multicolore. Se vi state nascondendo e mi state prendendo per il culo, io vi giuro che vi ci lascio in questa grotta. Allora, io avanzo in questo corridoio con questi tre piedi, con questi quadri colorati. Non capisco perché, non capisco cosa stia succedendo. Non credo nemmeno di essermi mai sentita così. E avanzo, continuo a vedere quadri. I quadri cominciano un po' a diventare sempre un po' più dettagliati. Stavolta invece del colore singolo c'è una bicromia, una tricromia. Sempre però macchie di colori, come se fossero stati sparati sul quadro. Avanzo. E in fondo, in un piccolo spiazzo, c'è un altro cavallettino con sopra una tela bianca che ti sta chiamando. Mi sale un po' la rabbia, la frustrazione perché non vedo più nessuno, quasi paura di essere lasciata da sola, e quindi io prendo questa tela e, presa dalla rabbia, la butto per terra, la scaravento per terra. Cade a terra e fa una strisciata spostando il terriccio che è sul ponte. Dove siete? Non è divertente! Ente. Dai, venite fuori!
Bacto. Mamma mia, Sparese, sei una visione, però Mires, Dio San, per tu, tra tutte, pure nelle visioni. E allora, schizzetto di sperma? Sei venuto a tormentarmi anche nella morte? Ah, sei morta? No, non lo so. Si spera sempre un po', sai, quando così, quelle piccole speranze. Tra parentesi, il violino, sai quello che mi hai dato? Sei proprio un figlio di puttana, Bacto. Ma guarda, non c'avevo dubbi, guarda, veramente. L'unica poche certezze nella vita, ma questa resta. Perdona nell'occhio, proprio nella... sono scazzato. Nervoso. Sì, vedo che vai ancora in giro a gingillarti. Dove hai infilato il tuo pisello questa volta? Ah, guarda, sicuramente meno di quanti ne hai visti te o meno di quanto ci lavori tu. Ti ricordo che questo mestiere passa di madre in figlio, come si suol dire, eh? Eh sì, da qualcuno avrei pure imparato, non certo da quello stronzo di tuo padre. Ha fatto meno danni di quanti ne hai fatti te, devo dirtelo così. Ah sì? E chi è che si è dato da mangiare per anni? Sicuramente non tu. E poi anni, quanti? 15? 14? Fin quando ero un ragazzino me ne sono andato? Gran lavoro hai fatto, bravo, gran sai lavoro. Sai che fine abbiamo fatto? Al bordello senza di te. Me ne frego totalmente. Sei veramente un ingrato, Bacto. Avrei dovuto ucciderti in culla. Poche cose sei riuscita a fare in vita tua, neanche quella, eh. Pam! Ti dà una sberla come solo una madre può dare un figlio. Io proprio la prendo e viene quasi da ridere. Wow, continua a picchiarmi? Vai, vai, un'altra, guarda, vai qua. Fa sempre meno male. Wow, bravo, complimenti. Sempre. Adesso sei cresciuto, eh. Ah, quindi riesci anche a dare... La forza mi pare che è la stessa, non sembra che hai diminuito? Sicuro non sei cresciuto l'intelligenza. Sono cresciuto senza dovevo di te. Dovevo mandarti a studiare. Ecco cosa dovevo fare. Invece guarda dove sei finito. Mandarmi a studiare? Sì, così mi sarei liberato di te. A malapena mi hai tenuto con te, a malapena. E volevi mandarmi a studiare? Sei inutile, Bacto. Inutile come la mia madre, inutile come... Mi giro e me ne sto andando proprio scazzato. Ah, è così che fai? Scappi? Ancora? Sì, ancora. Bravo, perché bravo. Sinceramente di stare qui con te, di stare qui a parlare con... La verità ti fa male, vero? La verità? La verità su cosa? Non lo so, sto parlando come sì, una madre. Hai mangiato? Non voglio più sapere né verità né bugie da te. Hai passato tutta la vita a tenermi come un animaletto quasi? Sì. A sopportarmi? Sì. Mi sei stato utile. Ci sono state persone che hanno fatto molto di più per me e in questo momento non ci sono più. E sinceramente farei a cambio con padre? Te quello che valutavo tale. E farei sicuramente a cambio con te subito. Sì, e adesso dov'è? Non rispondo, cioè sono... John. Quindi marmo. Pietra. Bestia, ma guarda che belle unghie. Chissà come fa a tenersele così bene. Cazzo, cucina tutto il giorno. Grazie, signor John. Bah. Così poco sveglio, eppure così molto attraente. Incredibile. Anche questa faceva male. Vado ad analizzare meglio anche le statue dei miei compagni. E per la prima volta, effettivamente, è un momento in cui mi ci posso soffermare. Decisamente, sì. Li scruto in maniera, non dico medica, ma approfondita. Vedere le rughe di Oliviai, vedere... i segni, le cicatrici. A guardarli bene, insomma, effettivamente, wow, sono molto dettagliate. Intorno non c'è altro, immagino. Le statue dei tuoi compagni. Di me vedi dei succhiotti freschi e non capisci com'è possibile. La pietra diversa. Sono stato con te tutto il tempo. Come diavolo l'ha fatto? Glorioso figlio di puttana. Beh, ancora una volta sono da solo. Molto bene. Guardandomi intorno c'è qualcosa che attira la mia attenzione... in maniera particolare? Il percorso va avanti. No, così non va bene. Senti dal basso le bolle del fiume. Io mi immagino questa scena del ponte e che sputa la mia testolina. Cos'è che può essere andato storto? Eppure io dovrei ricordare qualcosa. Come diavolo... Mi tolgo il guanto e guardo la cicatrice. Non ricordo nulla, però quello che mi viene naturale fare è provare ad appoggiarla sopra le statue. No. Ci deve essere un modo, ma non riesco veramente a capire. Eppure questo posto ci sono già stato, ma... John è lì. Basito. Lemus, tu fai qualcosa io di... Io continuo a trascinare perché... Quando li vedi andare... Sto veramente lì e dico, questi stanno malissimo perché... Sì, io stavo andando.
La spelonca delle anime dannate. E continua a trascinare per una strada, poi perché, cioè, sono solo preoccupato a fare in modo che non cada. Ma tu stai rimanendo, diciamo, nella stessa zona? No, mi muovo perché comunque so che voglio andare via. Spostiamoci. Ma tu stai tornando. Dove stai andando? No, vado, proseguo. Ah, cioè, prosegui avanti, verso avanti. L'interno verso del trascini. Però cercando di evitarli. Tornare indietro non si può, tanto vale proseguire. Mentre controlli, vedi i cetrioli. Cazzo. I cetrioli. Quanto sono lontani? Un po'. I cetrioli. Nel senso, magari è un labirinto, forse entrando di là, poi di qua, se solo ti lasciassi. Aia. Sei una merda però, eh. Grazie. Le ricette sono le ricette, alla rispettabilità dei pirati. Non mi pare che questi figuri stiano bene. Magari hanno bisogno di me più delle ricette e dei cetrioli. E continua. E continui. Verso il ponte. Olivier? Io dopo i cazzotti mi sono tirato in faccia. Sei pieno di sangue. Cioè, tu, ma tu... Cioè, tu vedi che mi tiro i cazzotti in faccia? Sì. Ma infatti sono preoccupatissimo. Beh, ma io se non ho risposta... Da Kyle impazzisco. Ci inizio a correre ovunque. Kyle! Sergei? Dov'è Sergei? No, non c'è Sergei. Cioè, non c'è né Sergei né Kyle? Eh? C'è solo un buco nel ghiaccio e una canna da pesca. Me ne pentirò tantissimo. Mi spoglio. Non nel senso che mi spoglio in maniera romantica. Mi spoglio in maniera da nuotatore. Mi butto nel profondo blu. Splash. E inizio a nuotare verso il fondo. A Rutenia non ci sono laghi profondi. Non ci so, ci penso. Pensi fortissimo. Quindi, cioè, io so che sto vivendo qualcosa che non è la vera Rutenia. Nuoto verso la verità. Sto chiamando il tuo nome. No. Nuoti. Giù. Mi fai parlare. Nuoti. Aria. Caverna. Sei legato? Sei nella caverna? Lo vedo? Sì. È la seconda volta che mi salvi! Vieni qua, mio piccolo cuocicino! Lo prendo. Dove sono i cetrioli? Ti guardi intorno. Si dai a riconoscere i cetrioli di mare? Ma cazzo, penso che si vedono in una caverna dei cetrioli che escono! Non è così semplice! Perché non riconosco i cetrioli. Lo prendo e lo bacio. Bravo Bokis, bravo! Grazie signor Olivai. Come ha fatto a svegliarsi da questa... Ho nuotato verso la verità. Ah, e comunque è ancora nudo. No, non è vero. Ah, no, non si era spogliato. Ah, vai. Però è pieno di sangue. E comunque è pieno di sangue. Lo so, ho tirato carezza forte per svegliarmi. E cosa sta succedendo? Ah, io vedo, so. Vedo lei? Adesso sì, li vedi tutti e tre che stanno vagando. Vabbè, io allora prendo lei sotto un braccio, lui sotto un braccio e lui sotto un braccio, così ce li ho tutti e tre. Quanti bracci hai, scusa? Molto grande! Con che braccio mi stai prendendo? Infatti questo è molto brutto. Ha rotto la gamba. È una cosa pericolosissima da fare. Meglio che arresto. Li tengo vicini. E adesso? Andiamo per di là. Ok. Nei vostri sogni... Le urlo nell'orecchio. Kyla! Fortissimo. Non senti niente, cara Kyla. Allora, io ho appena buttato per terra questa tela bianca. La tela bianca si è trascinata a terra e ha spostato un po' di terriccio. Ok, e la guardo, non vedo nessuno, non sento nessuno, mi sale una frustrazione, una rabbia incredibile e quello che inizio a fare è iniziare a tirare pugni a tutte le tele che vedo. Gli tiro dei pugni, le scaravento ovunque, mi ci accanisco proprio sopra. Ehi, dove siete? Nel tirare i pugni incominci a lanciare anche quelle colorate oltre i ponti e cadono nel fiume solforoso. 1, 2, 3. E a un certo punto vieni... Olivier? Maestro? Kyla! Signorina Kyla! Dove cazzo? Scusami! Edito! Dove eri andato, maestro? Io ho sempre stato al tuo fianco. Noti tu... che sangue.
colpa tua. Non è vero, no, scherzo. Piccola burla. Ah, dov'eri? Perché? Non vedevo più nessuno. Dove siamo? In caverna delle suicidi? No. Delle anime perdute? Dannate. Dannate? Come sono le nostre anime? Tu hai anima cristallina? Sì. No. No, come io non ho, come John non so. Lo lasciamo perdere. Lui anima invece pura. Lui ha salvato mio Chiapetens. Tu ci hai salvato? Sì, lui, io mi sono svegliato e c'era lui che ci tirava. Ci stava trascinando tutti. Veramente brava persona. Non funzionano forse gli effetti strani su di me della... Magari perché sono dell'isola, non lo so. O forse perché hai anima pura. Tu anima pura, tu buono. Tu io ho sempre detto che tu buono. Signore Levi, lei è troppo gentile. Però abbiamo i nostri due amici ancora. Gli do un... tipo, faccio per dargli una sberla che però diventa un pat pat. A chi? A lui. Grazie. Prego, signorina Kayla, ma grazie a voi. Come pensare di aiutare loro? Cosa stanno facendo? Ah, il signor John parla di pietre e il signor Batto parla a qualcuno di cattivo. Ok, ma ci penso io. No, tiro un pugno ad entrambi. Vi prendete il danno. Io non ho capito di come funziona il mio potere. Non ho capito di come funziona la mia maledizione. Il pugno di Kayla coincide esattamente con la sberla della madre. Ah, ok. Quindi la senti fortissima. E quindi vedi Bacto proprio che ti guarda e ride, fa: vai in altro, perché alla madre l'ho detto così. Gliene do un altro. Ovviamente. Stavolta lei non mi fa il danno. Sì, danno. Te l'ho buono. Grazie. Buono. Perché tu, sapendo, conoscendo le sberle che ti dava tua madre da piccolo, sapevi il timing giusto. Ma, giovane amico cuoco, a te che piace tanto cucinare con 18 diversi tipi di peperoncino, sì, no? Signore Levi. Magari mi facciamo un piatto molto caldo. Bello, caldo, potente. Devo cercare qualche ricetta nel mio ricettario. E noi mette cibo in bocca, in naso, in orecchie. Ah, ce l'ho. Abbiamo pensato tutti a casa. L'ho capita dopo. Tu non sei anima dannata, capito? Giusto, tu sei puro. Giusto. Devo preparare uno sformatino energizzante, rimischia tutto, trombarutto. Zucca, patate, fagiolo corallo, uova lardo, cavolo lacinato, peperoncino pican, peperoncino gallo, peperoncino cresta di gallo, peperoncino al gallo, peperoncino di piedi di gallo. In che senso, scusa? Sì, ma è bello speziato, bello forte. Mi serve forte. Ancora... tapioca. Ma che sta facendo? Posso aiutarti? No, senza problemi. Forse hai capito male il rigorante. Un velo di maionese. Dicevamo, John... Io questo lo mangio. Eccolo qua! Prendi due dita, spalma Vix Vaporum Mortale sotto naso e sotto lingua di amici. Sformatino. Signor John. Signor Bacto. Fallo! Non toccare! Ecco, finita, basta. Vuoi tirare il dado? Tira. Tiriamo il dado. John tira un urlo devastante per il piccante, ma sembra essere tornato in sé. Signor John! Buono! Ok, ora fallo anche con lui. Subito, signorina Kayla. Ecco perché questo ti dicevo che... Bacto sformato. E senti, tua madre... Scusa un attimo, mi dispiace averti molestato. Cioè, ti ho proprio messo... Dopo lo so anch'io. Adesso tocca a me. Tua madre ti raggiunge e ti mette appunto due dita sulle labbra. Do una sberla, proprio faccio... Cioè così, non però di cattiveria, ma per spostare. Ti bruciano le labbra. Come se avessi ustionato. Cazzo di... Ma ti riprendi? Devi stare zitto. Ma stare zitto cosa? Stare zitto con te? Tu sei un figlio, mi devi rispetto. Io a te non devo più nulla. Io te l'ho lasciata lì dove meriti. E adesso finalmente sono libero di dove andare, con libero chi voglio. Libero di fare cosa? Di infilare il tuo cazzo nelle donne e negli uomini? Libero di fare tutto. Sì, bravo, tutto. Bravo, vai. E questo ti sembra un lavoro? Sono le frasi da mamma. Sono un papà, so, devo stare strano. Però la mia non è una vera madre, cioè, inteso. Però sì. Libero sì, anche di fare quello. Finalmente posso fare quello che voglio con chi voglio. Sì, bravo, e sei contento. Quando arrivi a casa la sera, se ce l'hai una casa, sei contento? Sei felice? Io per un attimo sto zitto. Mi ritorna in mente libri che mi ritorna in mente loro. Sì.
Ah, bene. E questa felicità è solo tua o vuoi anche condividerla con qualcun altro? Magari per più di un quarto d'ora, perché è quello che dura, immagino, giusto? Io rido, non le rispondo e mi viene da pensare a loro e me ne vado sorridendo proprio. Non... Per me è finita lì, conversazione. Da fuori vedete Bacto che dice queste cose contro un qualcuno che non c'è. Se ne va incazzato. No, non sono incazzato, sono felice. Ma se ne va felice. È bellissimo, cazzo. È bello, cioè ci hai detto delle cose bellissime. Afferro. Dov'è che, non so dove se ne vada, ma lo afferro. Afferro. Ok. Tengo stretto. Ehi! È come in Scooby-Doo, lui continua. Lo tengo abbastanza stretto per il colletto. Abbraccio, da feto. Ha bisogno di affetto, è buono, buono. Certo, ci vuole bene. Ma hai sentito Bacto dire bene, se non dire cazzo figa, cazzo pupù? No, vuole bene. Abbraccia. E effettivamente lo provo a fare a questo punto. Lo abbracci? Siccome non l'ho mai fatto, siccome comunque sono abbastanza contenta di averli rivisti, lo prendo e lo abbraccio, ma proprio stretto. E quindi alla fine hai trovato qualcuno o no? Sì, ho trovato qualcuno. Qua farei che, cioè, mi risveglio che così... Cioè, se posso... A quel punto ti risvegli. Io mi giro, vedo Kayla che mi sta abbracciando. Mi viene quel pensiero del... Hey! Però poi mi fermo e l'abbraccio anch'io. E non è un abbraccio viscido come il solito. Ok. Che riescono così in fretta. Rimango un attimo lì. Proprio. Rimango un attimo abbracciata, poi ci penso... Ah! E lo spingo via. No, quanto? Era... Una volta era... Oh, ciao ragazzi. Signor Bacto. Che piccanti queste labbra. Ciao ragazzi. Buono, eh? Cos'è? Medicina. Mi dicevi... Sì. Ho avuto solo io la visione inquietante. Io ho visto Rutenia, bella casa Rutenia. Era questa bellissima valata con piccolo ponticello, laghetto ghiacciato con canna da pesca. Poi ho visto che era profondo il lago. E Rutenia e i laghi non sono profondi, molto bassi, piccolini. Mi ho buttato dentro e ho nuotato fino alla verità urlando i vostri nomi, tuo prima di tutti. E mi sono svegliato e sai chi ci ha salvato Chiappote? Chi? Ci ha legato tutti? Ottimo lavoro, grazie. Ragazzi. Grazie, ci conosciamo da poco, ma hai fatto così tanto per noi. Non so quanto sia importante qua, però hai il mio rispetto. Mi sento come Dobby col calzino. Pazzesco! Cioè, proprio... Un'emozione fuori misura. Grazie, signore Levi. Che bello. Sì, sei stato molto bravo, grazie. Grazie, signorina Kayla. Hai ringraziato? Hai ringraziato tu? Sì. Tu hai ringraziato, maestro, quindi mi sembrava il caso. Crescono veramente da oggi a domani. Brava. Ok, spero che cadi in quel burrone adesso. E ti tiro un pugno e ti ci faccio so cadere io. So che state scherzando, signora Kayla. Però comunque dobbiamo continuare o altrimenti la vostra missione qui sarà un po'... Sì, direi che non è il caso di indugiare ulteriormente. Sbrighiamoci. Che io appena riparto... Prendo dalla tasca la testa dei cunipioli del violino, quella che avevo salvato. La guardo, mi viene da sorridere. La rimetto via in tasca. E mentre rimetto via in tasca, noto che in tasca ho un diapason. Che non ho mai avuto. No, però effettivamente ti sembra quello che aveva al collo Limerick. Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro, il vostro elfonico o elfonico che dir si voglia. Se mi sentite è perché mi hanno costretto a parlare questa volta, ma per un buon motivo, perché è uscito il manuale di Navigavia, manuale per Seven Sea, una vera e propria chicca devo dire, anche perché troverete la versione in pelle vera, proprio come un vero pirata. Inoltre potete trovare anche lo schermo del master, la mappa, i dadi, i punti eroe e il sacchetto per tenere tutto. Beh, che dire, andate a prenderlo, così mi liberano. Ah, scusatemi, eccomi. Come potete notare, siamo ancora in altissimo mare con i lavori e io sto facendo finta di lavorare, perché in realtà abbiamo un gruppo di scenografi che ci stanno aiutando. Ma... incredibile, ma vero, saremo al Torino Xmas Comics questo weekend. Quindi mi raccomando, non mancate, ci saremo solo il sabato con il firmacopie dalle 13 alle 15. Quindi seguiteci sempre sui nostri social
Tac, e ci vediamo sabato a Torino. Ciao! Un rumore di passi su un pavimento liscio. Toc, toc, toc. La stanza attorno a Mireille riprende colore dopo che ha riaperto gli occhi. Si guarda attorno, è abbastanza buia, leggermente illuminata da alcune piccole candele ai lati della stanza. Davanti a sé ha un tavolo in metallo ed è seduto su una sedia che lo tiene fermo con delle corde legate ai polsi. Davanti a lui, Victor, in piedi, trascina una sedia, la appoggia. Conta quanti passi mancano alla notte. Non portare lumi, tanto poi l'inghiotte. Lei ha la pazienza di una sigaretta e riderà di te più andrai di fretta. Da 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 da, la fine che ti meriti. Da 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 da, non pagherai i tuoi debiti. Bella questa filastrocca, eh? È quella che cantavi di là al museo. Sì, ti piacciono le filastrocche? In una sì. Posizione di potere è facile poi lasciarsi inebriare da il tuo ruolo, ma forse ti dimentichi che non sei l'unico con potere qui. Forse ti dimentichi che ti ho beccato insieme a degli stranieri. Sì. Rovinare delle opere rutaniane. Posso essere franco? È tuo diritto. Credo che sottovaluti la capacità rutiniana di guardare oltre a qualcosa di pratico. Se c'è un motivo per cui ero lì e ti sfugge, ti concentri troppo sulle opere d'arte che non hanno subito alcun danno, mi sembra. Non credo di aver visto... C'è una struttura, un modellino del palazzo direttoriale che è stato rovinato dal ragazzino che è scappato. Oh... Povero modellino, sono sicuro che potremo sopravvivere. Abbiamo problemi molto più grossi, come avrai visto. Sì. Ci sono degli stranieri che ora, per colpa tua, per colpa della tua incapacità e impossibilità di tenere a bada i tuoi istinti becceri, sono fuori. Vorrei farti notare che stai interrogando un vice direttore di Rutenia, invece di essere là fuori a cercare... Voi vice direttori non siete innocenti se fate qualcosa di sbagliato. Non siete superiori alla legge. Non devo darti spiegazioni su tutti i piani che abbiamo. Sì, molto interessante. Vedi che si gira, si alza, batte sulla porta. Okay. Rebecca? Si apre la porta, entra una ragazzina, o almeno sembra essere una ragazzina, perché noti dai suoi lineamenti sul volto che forse è un po' più vecchia di quello che sembra. L'avevi incrociata ogni tanto in qualche parata istituzionale, ma non hai mai avuto modo di parlarci. Una ragazzina con degli occhiali leggeri, piccoli, bionda, con i capelli mossi che scendono sulla schiena, abbastanza lunghi fino a metà della schiena, ma indossa la divisa ruteniana, simile a quella di Victor. Si avvicina a Victor, gli che prende la cartelletta. Allora, generale Victor, secondo il rapporto delle forze armate c'è stata una difficoltà per un gruppo di 7 ruteniani che sono, dalle loro dichiarazioni, andati a divertirsi dopo che un ragazzino gli aveva consigliato il da farsi in centro. È stato un tafferuglio abbastanza grosso, ne abbiamo arrestati 4 e altri 2 sono finiti in ospedale. Direi che è andata abbastanza bene. Victor risponde a Rebecca. Ok, ottimo. Quindi Mira, cosa stavi dicendo sul fatto che non è successo nulla? Che non è successo nulla di grave. Sono felice che i nostri concittadini siano bene. Il problema più grosso è il motivo per cui si sono sentiti in dovere di andare a divertirsi per ordine di un ragazzino
straniero per di più, soltanto perché questo le ha fatto sapere che avrebbero avuto dei gradimenti da parte di Baba Yaga, e mi sembra di capire che anche tu sei assolutamente d'accordo che non sono assolutamente delle stelle quelle che si vedono nel cielo. Non mi interessa cosa sono quelle cose, l'unica cosa che so è che non sono chiaramente di Baba Yaga. Ma se questo dovesse portare delle persone qua a Rutenia, sono il primo a essere favorevole. In ogni caso mi devi ancora rispondere, Mire, come mai ieri insieme con, vedi che prendere i fogli, la dottoressa Dubois e il signor John Smith, credo che fosse addirittura un diplomatico brecone. Sì, beh, è mio dovere tenerli d'occhio. Risulta dal rapporto che sono stati, anzi è stato rubato un artefatto, lo specchio d'ombra. Mi ricordo di averlo visto settimana scorsa alla mostra. Sì. Cosa da dire su discolpa? Beh, che se non avessi intralciato il mio lavoro non sarebbe stato rubato, perché saprei esattamente dov'è e cosa sta succedendo. Invece no, dobbiamo stare qui a giocare a questo teatrino inutile mentre le persone che dovevamo tenere d'occhio sono là fuori in giro, perché tu vuoi interrogarmi per dare un senso a quell'uniforme che porti. Ora, ma se andiamo, mi liberi... Ma andiamo a vedere queste persone che sono in giro, cosa stanno facendo. Torniamo a mezz'oretta fa, prima dell'interrogatorio. Attorno a voi, cari giocatori, sta suonando un allarme. Allarme. Roberto e Alba sono fuggiti insieme e ben ben dall'altra parte del museo, della mostra. Accoltellando un livellino. Sta scappando, immagino. Uscite fuori dalla mostra luteniana e sentite... Cosa sta succedendo? Guardie, guardie, suonato l'allarme! Scena d'azione. Io ho lei sotto tipo... Ormai in realtà più sulla spalla, era più comodo caricare. Dichiarate... E sto correndo. Dichiarate... L'approccio. Il vostro approccio. Corro, cerco di schivare tutto quello che posso schivare di gente e cose per correre verso la nave. Quindi se tu sei d'accordo, io userei vigore e atletica. Conseguenze e opportunità, state correndo inseguiti dalle guardie che si sono palesate appena hanno sentito l'allarme. Okay. Vediamo quanto vigore al capitano. Perfetto, ho 3 incrementi. Alba, ti ricordo che sei appesa come un sacco di patate a Roberto. Sì, in realtà io sto dimenando le gambe perché non mi piace stare appunto in alto. Comunque sono ingombrante e lui non vede e io ho una vista d'aquila, potrei utilizzare quella e direzionarlo mentre scappa in mezzo alla folla. Acume e notare. Ok, esatto. Vediamo. Ok, uno. Un incremento. Un incremento. Un incremento. Ben ben. Io provo l'approccio parkour e direi che utilizzo i muri i corridoi, insomma, del museo per cercare di sfuggire alle guardie, quindi tipo una pallina, rimbalzo da una parte all'altra. Ok, grazia e atletica. Atletica. Immagino. Dai. 8, 2, 3, 15. 8, 3, 16. Scusami, 8 e 6. 8 e 6, 16. Scusami, sono discalculica. No. Cioè sei io ragazzo discalcolo, cioè, perché tu ti discalcoli, 14 discalcoli. 8, 3, 11. Così ho 4 incrementi. Perfetto. Giusto? Quando conto bene sono contento. Tiro anch'io ovviamente per le guardie. 3 incrementi. Quindi comincia chi ha più incrementi. Ok. Inizio, sì. Siamo inseguiti da degli sgherri e io devo fuggire e riunirmi a loro. Cerco di rimbalzare tra un muro e l'altro. Mi descrivi un attimo com'è fatto il museo, come sono i muri? Hai presente, diciamo, il percorso obbligatorio dei vari negozi di abbigliamento, nei vari negozi tipo di tipo IKEA, il mondo convenienza, quei posti lì, che quindi tu sei obbligato a fare un percorso. Mm. Tu sei tornato indietro perché il modellino era all'inizio, quindi in realtà ti basta attraversare la hall e sei fuori. Sono fuori. Senti però che da fuori sta succedendo qualcosa, perché comunque i campanelli d'allarme sono suonati, capisci che sta arrivando gente. Batman capisce che sta effettivamente per arrivare qualcuno, visto che c'è l'allarme che sta suonando, la sirena che sta suonando. Molla il modellino, che in quel momento era diventato il suo focus principale, e correndo il più velocemente possibile cerca di infilare la porta, di prendere la porta. E appena arrivi fuori dalla porta, vedi che ci sono 3 guardie che sono vestite in divisa militare, che hanno questa specie di palo, non sono armate, hanno un palo più o meno lungo 2 metri, qui in fondo c'è una mezzaluna di metallo con altre 2 piccole mezze lune. Non capisci bene a cosa serve questa cosa, ma non ti mette in tranquillità. E sono lì che ti stanno
devi usare un altro incremento per... Ok, quindi uno l'ho usato per scappare fuori. La conseguenza è essere catturato. Certo. Uso due incrementi, io arrivo lì davanti, vedo le guardie e mentre sto uscendo c'è un incendio, correte, presto, sta prendendo tutto fuoco, un disastro! E nel frattempo cerco di scappare e confondermi tra la folla. Quindi fai un power slide sotto le gambe delle guardie. Sì, scivolata di incendio, immaginati questo, scivolata sotto le gambe, c'è un incendio! Ok, mentre fai il power slide c'è un incendio, colpisci nelle palle uno delle guardie che si accascia a terra. Gli altri si fermano, che sta succedendo, mio Dio? E scappi via in lontananza. L'altra delle guardie, che qui non sei passato sotto le gambe. Cos'è lì? È tipo rione? C'è gente? C'è un po' di passaggio? Sì, c'è gente che sta andando avanti e indietro, stanno lavorando, quindi facilmente okay. Fai due salti, due piroette, schivi una persona e ti rimetti nella folla perché sei piccolino. Esatto. Allora sì, se c'è una persona con un cesto di frutta, prendo anche un frutto, già che ci sono e vado. Vabbè. E ha finito tutti gli incrementi. Vai, io sono libero. Tre incrementi a pari merito. Io sto correndo con lei acchiappata sulla spalla, sto correndo verso il porto per tornare sulla nave. C'è qualcuno che mi segue a me? Beh, vedi che ci sono persone che stanno chiedendo quello che succede. Ci sono un paio di queste guardie che ho descritto prima, Sara, con la divisa non troppo diversa da quella di Victor, però molto più basic, quindi senza i gradi, hanno dei pantaloni stretti all'interno degli stivali, tipo quelli da cavallerizzo, no? Che sono larghi sui fianchi e poi si stringono dentro lo stivale, che hanno queste picche con la semiluna e cominciano ad avvicinarsi a voi. Vi vedono chiaramente in condizioni in che state scappando, stai correndo, in una mano c'hai lo specchio. No, lo specchio l'ho messo via, perché altrimenti se lo, è un casino, l'ho messo. No, è chiuso. Ma no, l'ho messo via. Però lei non la metti via. Ma lei non riesco a metterla via dall'altra parte della tasca. E quindi, fermi! Io continuo a correre e correndo, siccome sto andando su vigore, uso un incremento per correre fortissimo e tirargli una spallata fortissima a uno per levarmelo dalle balle. E salta via. Poi ti uso un secondo incremento, sempre con vigore, chiedendoti, c'è la classica bancarella o il classico gruppo di barili? Quindi uso il secondo incremento, sempre correndo, vedendo che questi giustamente dopo che ho spallato uno mi stanno cominciando a inseguire, io trovo una classica bancarella, quella con i due pali, proprio così, quindi passa. Tiro una spallata a un palo, faccio crollare la bancarella e continuo a correre cercando di appunto rallentarli con questa bancarella. Due incrementi. E mi tengo un incremento. Perfetto. In questo momento Alba si trova appesa a Bellissimo. Roberto. Mi disarrampico, mi giro, guardo in mezzo alla folla e vedo in lontananza che c'è un angolo bello coperto pieno di bancarelle in cui noi possiamo nasconderci e capire un attimo dove direzionarci, e quindi semplicemente guardo su e lo direziono con la mano per andare laggiù in fondo. Ok, crea un'opportunità a Roberto, esatto, che esatto. Può sfruttarla se vorrà o no. Ti indica, caro mio Roberto, un angolo appunto che sembra portare verso la direzione del porto, che è meno pieno di gente. Roberto, ancora un incremento, due per Alba, quindi tocca alle guardie, che però sono state sgominate, quindi non faranno nulla. Ok, io uso il mio ultimo incremento per seguire il suggerimento di Alba, quindi prendo, continuo a correre. Io nel correre comunque ci sono lì dei barili, una spallata, due barili per buttare per terra anche quelli dalle spalle, sì. Io me lo lascio. Crei scompiglio. Uso il mio ultimo incremento per fare questa roba qua e mi infilo poi in questa via un po' più... Siamo fuori dei turni. Roberto e Alba sono in questa via un po' che è via dopo c'è scritto sul cartello. Poi il pubblico interpreterà, poi chi farà la wiki scriverà via si arrangerà, io non lo posso scrivere. E ben bene invece è in mezzo al mercato, è appena passata l'ora di pranzo, quindi senti molti profumi di cibo e un pochino ti viene anche un po' di languorino. Viene famina, però sono anche un po' triste, perché ben bene è estremamente altruista e anche se ci eravamo appena conosciuti gli pesa molto aver abbandonato Mira lì dentro, quindi è lì che rimugina, inizia a dirigersi più o meno nella zona del porto, del molo, per andare verso la nave, perché quando lui e il capitano si lasciano di solito si ritrovano più o meno in zona nave, perché immagino che siano lì. Mi guardo in giro. Arrivi verso la zona del porto e vedi il tiburon blanco dove l'avevate lasciato, ma lì in zona non vedi ancora né Roberto né Alba. Andiamo a vedere cosa stanno facendo. Niente, io nel momento che siamo finalmente più o meno al sicuro la metto giù, non è che posso portarmela così per tutto il tempo. Attorno a voi è un vicolo abbastanza buietto, sai, quei vicoli di quelle città che... Dove si compra la droga. Eh sì. Ok.
È il caso che torniamo alla nave. È il caso che torniamo alla nave, anche perché il povero Ben Ben sarà sicuramente... Chi se ne frega di Ben Ben? No, è che Ben Ben lo sa che se ci dividiamo succede qualcosa, bisogna sempre tornare alla nave. Ok, allora magari ci affacciamo un po' al vicolo per vedere di arrivare alla nave senza essere visti. Arrivate sul molo e vedete Ben Ben lì che si sta guardando attorno. Oh, guida spirituale! Ben Ben! Capitano! Sei qui, finalmente ci siamo riavvicinati. Come stai? Tutto bene? Sì, io sto bene. Hai fatto colazione? No, effettivamente ho un certo languorino. Però mira, raga, non possiamo abbandonarlo. Sarebbe il caso intanto di levarci dal molo e saliamo un attimo sulla nave che siamo un attimino più tranquilli. Sì, fatemi fare un tour. Sì, beh, è spartana. Però sì, cioè, spartana forse è un termine che non esiste. Non è una cosa che dicevo noi nel dominio Audax. Sì, beh, effettivamente c'è anche qualcosa da mangiare sulla nave, senza sale ovviamente, però c'è roba. E dobbiamo recuperare Mirai. Sì, poverino. Mi sembra uno che se la sa cavare, però ci serve. Poi vuoi mettere quanti soldi ci potrebbe dare se ho sbagliato accento? Porca puttana! È difficilissimo! Sai quanto dinero ci potrebbe dare un vice direttore di Rutenia? Sì, se lo liberiamo? Sì, il dinero effettivamente. E poi non possiamo lasciarlo solo. Cioè, si è sacrificato per noi, la mia guida spirituale non lo permetterebbe. Quale può essere il piano? Dove l'hanno portato secondo voi? Beh, era una guardia. Tanto saliamo sulla nave che... Sì, saliamo e scendiamo su. Con gli stronzi sul molo. Okay, il Tiburon Blanco è una goletta tipica del dominio Audax. Le navi in navigabile, specialmente quelle del dominio Audax, hanno una polena particolare a forma di quella che sembra essere una mano che punta verso l'alto in questa maniera così, da dove appunto partono le corde, il cordame che poi va al pennone e all'albero maestro. Chiunque conosca la religione del dominio Audax sa che quello è in rispetto del profeta, che appunto si dice abbia sconfitto la mano di Dio, che è questa enorme, gigantesca tempesta che si è abbattuta 1600 anni fa circa. La regione del profeta è una regione tipicamente le zone centrali della Navigabia. Qua a Rutenia c'è poco o niente. Però, specialmente Alba, che ha studiato all'Università del Sapere, conosce la teologia del dominio Audax e anche di Rutenia senza problemi e riconosce questa particolarità delle navi. Salite sul Tiburon Blanco e venite accolti dai gemelli Montoya. I gemelli Montoya sono due dell'Accademia dei Maghi di Baisella, quelli che hanno accompagnato il buon Roberto e Ben Ben nell'arrivare a Rutenia. I loro ordini, Roberto questo lo sa, sono quelli di dare supporto. Sono rimasti sulla nave perché non gliene sbatteva più di tanto di seguire Roberto che andava a cercare cose senza ragione. In realtà Ben Ben ha visto più volte che i gemelli Montoya sì, seguono gli ordini di Roberto, ma... Con libertà poetiche. Esatto. I gemelli hanno la divisa dell'Accademia, che per il pubblico è simile a quella che aveva Rodrigo Panama, quindi bianca con dei lustrini color oro. Hanno i capelli neri laccati entrambi indietro, una grande cicatrice sul giubbotto bianco attorno alla zona del petto, remore di una ferita ricevuta a Cala dei Venti poco Uno tempo fa. Uno dei due ce l'ha. Entrambi. E ha la stessa cicatrice uguale identica? No, è identica, è nella stessa zona, perché sono stati colpiti insieme da un tale Limerick. Con una cordata. Si chiamano Bernardo e Pedro. Pedro arriva e fa... Roberto? Sì, abbiamo avuto un piccolo problema. Adesso facciamo un attimo di riunione e vediamo un attimo di sistemare delle cose. Potremmo andare via anche adesso, ma non mi sembra giusto, perché potremmo guadagnare un po' di dinero poi da dividere con la ciurma. E ho delle cose importanti da discutere anche con voi per quanto riguarda... Sei riuscito a recuperare il ritratto? No, ma... E qui abbasso la voce, faccio... Ho qualcosa di meglio che al Fedora potrebbe interessare di più. Però dobbiamo tornare, non abbiamo trovato il sale. Sì, il cuoco Mendez effettivamente dice che non trova più sale. Quindi se mi seguite anche voi nella mia cabina, ne parliamo lontano da orecchie indiscrete. Bernardo, Pedro, prima vorrei
presentarvi la mia guida spirituale. Io ovviamente sono già in un angolo che guardo tutto quello che c'è sulla nave perché voglio catalogare qualsiasi cosa con il mio... Trovi tutto quello che è normale in una nave, barili di grog, cordame, a qualche rampino. Sì, ma è lo stesso, io sono affascinata anche dai rampini. A posto, potete trascinarmi nell'ufficio del capitano. Allora, io faccio parlare. Strada verso la mia cabina. Descrivi la cabina del capitano. Ma la cabina in realtà è molto semplice, è proprio la classica cabina proprio da... La cabina la, Ikea. Partiamo dal presupposto che la goletta non è ovviamente una nave molto grande, cioè in confronto a un galeone. Quindi, non è un galeone. La cabina si trova sul fondo della nave, ovviamente ha una piccola vetrata che dà sul mare, c'è un grosso tavolo con una sedia, una bella seduta, tipo, sai, tipo un po' troneggiante, no? Bellino. Il tavolo è pieno di carte, cose varie, poi nell'angolo c'è un letto singolo, proprio fatto, incassato, basta, molto semplice. È un letto a ponte? No, non è a ponte. Peccato. Su una goletta ci stanno 20 persone circa. Sì, sì. Mentre siete nella cabina del capitano, cambiamo scena e andiamo di nuovo da Mirae, che sta cercando in tutti i modi di giustificarsi con Victor, e adesso c'è anche Rebecca, che però rimane in disparte con la sua documentazione in mano. Rebecca ti sta comunque guardando, sta osservando l'interrogatorio, ma non dice assolutamente nulla, anzi, la vedi che è abbastanza neutrale sulla cosa, non ce l'ha con te, non è a tuo favore né... È burocrazia, praticamente. Sono allergico alle celle. Mi stava dicendo... Quindi sa dove sono? Dov'è lo specchio? A me lo chiede. Sì, è lei il responsabile della sicurezza. Dove infatti io ho catturato una delle persone che è stata coinvolta nella... Tu hai catturato l'unica persona che stava tenendo d'occhio dove era lo specchio. Quindi ora ti chiedo, dov'è lo specchio? Bella questa, Mirae, bella. E se invece io ti usassi come esca? Usami come esca, ma da questo punto credo sia uno troppo tardi. Due, perché dovrebbero fidarsi di una persona che è stata appena interrogata? Ma perché diamo potere a gente che adora solo portare uniformi, tra l'altro troppo strette? Senti. Si mette a posto l'uniforme, siete colpito. Sarà un apprezzamento velato, esatto. Se mi liberi. No. Beh, non è una discussione diplomatica questa. No, non pretendevo tanta sofisticatezza, infatti, colpa mia. Il massimo che posso concederti, Mirae, è un periodo cautelativo di una giornata qua per vedere se i tuoi amici stranieri, ladri, forse anche truffatori, vengono ad aiutarti. Quindi mi terrai qui per vedere se verranno... E nel frattempo manderò qualcuno, e guarda Rebecca, a cercare la... e ricontrollare i nomi, la dottoressa e l'ambasciatore. Dubito sia un ambasciatore. L'avrei saputo se ci fosse un ambasciatore qua. L'avresti saputo? Sì. Davvero? Sì. E non sai quindi che cos'è lui? Cioè, tu al momento stai solo dubitando che sia un ambasciatore. Ma davvero l'avresti saputo? Mire, è un interrogatorio. Dimmi. Appunto, ti sto interrogando. In quanto funzionario, in quanto funzionario di questa Repubblica, io non ho a cuore le persone che devono lavorare per questa Repubblica, ma ho a cuore gli interessi futuri di questa Repubblica. E al momento, di nuovo, stai passando il tempo con qualcuno che è dalla tua parte. Interessi soltanto... futuri di questa Repubblica. Esatto. Molto molto interessante. È una frase che ho sentito dire molto spesso, sai, ultimamente. Sì? Stai cercando di fare carriera? No, sono generale delle forze armate lutaniane e credo di essere arrivato in cima. Oh, in cima. Ah, se avessi solo una moneta per tutte le persone che mi hanno detto di essere in cima. Sì, vice direttore, tu non sei in cima. Non sono in cima. No. Non è il mio interesse. Io sono qui per fare l'interesse della nazione, come dicevo. Da allora siamo dalla stessa parte. Sì. Prende una tazza e beve. Siamo dalla stessa parte. Oh, sai cosa c'è in quella tazza? Sì, acqua. Sì? Ti fidi così facilmente dei tuoi sotto... No, l'ho riempita io.
Quindi non ti fidi? No, certo che non mi fido. Come funziona il tuo rapporto con la qui presente Rebecca? Ti posso assicurare, Mirai, che Rebecca sa esattamente quello che fa. Lei è una devota ruteniana. Mm-hmm. Molto più, forse, di quello che sei tu. Per essere a capo delle forze d'ordine, per essere qualcuno che di lavoro dovrebbe avere certezze, è la terza volta che usi forse, potrebbe, non sai né molto né hai un piano. Quindi al momento l'unico tuo piano sembra essere quello che ho appena suggerito e mi vuoi usare come esca, nonostante io avessi appunto a portata loro per vedere cosa stavano facendo. Hai altri probabili da aggiungere? Posso fare un pisolino mentre tu cerchi di trovare un senso al tuo lavoro o questa cosa continuerà? Non puoi stiracchiarti così perché sei legato dietro. Ma al massimo stracchiarà. Sì, certo, puoi fare un pisolino, te lo concedo. Rebecca, manda pure le guardie, tanto credo di aver capito dove sono. Nel frattempo si alza per la gloria dei nostri antenati, si dice. Si dice? Si gira. Mi auguro il tuo pisolino sia fruttuoso. A quanto pare ti piace sognare. Se ne va chiudendo la porta e lasciandoti da solo. Oh, meno male. Finalmente. Lo so, era scomoda anche per me. E faccio uscire il gatto. Appare dietro la schiena, tutto col pelo schiacciato. Figliolo, noi a canzoni a Rutegna. Che insegna a bambini cosa fa Baba Yaga? Se da grandi loro non comporta bene. Spłacić nie planujesz, taraj, taraj, zabierzesz je ze sobą, ona spała z tobą, a kto cię obudzi? Conta quanti passi mancano alla notte, non portare lumi tanto poi l'inghiotte. Lei ha la pazienza di una sigaretta, riderà di te più te ne andrai di fretta. Da-da-da-da. La fine che ti meriti, da-da-da-da. Non pagherai i tuoi debiti, da-da-da-da. Li porterai con te, lei dormirà con te, ma chi ti sveglierà? Distanza ancora non è giorno, scava nei tuoi sbagli e ciò che ci sta attorno, gira nel mortaio, gratta col pestello, intreccia ogni tuo inganno e te lo legga al collo. Da 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 da, la fine che ora ti eviti, da 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 da, è quella che ti meriti, da 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 da, e aspetta proprio te, non chiederti il perché o te lo ricorderà. Si è messo nella notte, non cercare lumi, sai che lei l'inghiotte. Lei ti ha dato il tempo di una sigaretta e ride già di te che te ne vai di fretta. Da-da-da-da. La fine che ti meriti, da-da-da-da. Non pagherai i tuoi debiti, da-da-da-da. Li porterai con te, lei dormirà con te, ma chi ti sveglierà? Allora, in questo momento sono molto felice perché se guardo da questa vedo Nicola, vedo Giulia, vedo Luca, vedo Matt, ma se guardo da questa riesco a vedere un capezzolo di Prat attraverso la maglietta. Oddio, lo vedo anch'io il capezzolo di Prat, sì. Se mi sporgo ragazzi, un attimo. Questo qua sarebbe un harassment, ve lo dire. No. Tra 5 anni pagherete questa cosa. Se ti senti a disagio guardami negli occhi e io però mi attivo. Cazzo, è vero, lo stiamo molestando. Sì, sì.